Appuntamento con il 7 bello per l'Avellino di Attilio Tesser, che dopo la vittoria nel derby con la Salernitana si reca in casa del Modena per proseguire il Magic Moment. Attilio Tesser, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in terra emiliana. Allora andiamo ad ascoltare Attilio Tesser in conferenza stampa. No, Modena è un'altra tappa, è un'altra partita da tre punti, e lo dico sempre, che sia noi, è chiaro, e anche il Modena, si giocherà per cercare il massimo della posta, ma questo è la normalità. Penso che tutte le squadre che domani scenderanno in campo con lo stesso obiettivo. Ce l'abbiamo noi, ce l'ha il Modena, questo è fuori discussione. Per noi è un'altra tappa importante, ma come dico sempre, noi viviamo la giornata e su quella giornata dobbiamo pensare solo una cosa: dare il massimo di noi stessi ed essere al meglio delle nostre possibilità. Andiamo in casa di una squadra che sta in un momento particolarmente felice, brillante. Non deve far testo la sconfitta, guardare la sconfitta di Vicenza, perché è stata fatta l'ultima partita al 90esimo, dopo aver per 60 minuti, io dico, dominato l'incontro. Ma soprattutto in casa, penso che sia la squadra che ha fatto, insieme al Cagliari, forse più punti di tutti. E l'ultima partita interna hanno vinto 3-0 in casa col Novara, che penso che non aveva bisogno di presentazione vista la classifica e la qualità della squadra. Quindi partita difficilissima, loro sono un'ottima squadra, l'abbiamo visto anche qui all'andata. Detto questo, ribadisco sempre che poi sta a noi fare bene, e quindi una volta che noi abbiamo fatto il meglio delle nostre possibilità, poi vediamo il risultato, però l'importante è che facciamo bene noi. Come ho appena detto, è una partita molto difficile, noi dobbiamo essere al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo avuto in settimana una settimana molto molto travagliata, perché fino a mercoledì, quindi ho allenato solamente ieri e oggi, l'organico quasi al completo, quasi, perché fino a mercoledì ne mancavano 6 o 7, di cui magari 5 potrebbero essere titolari domani. Quindi è stata per noi una settimana travagliata. Spero che riusciamo a recuperare sia a livello fisico alcuni, e che poi anche rientrino mentalmente in grande concentrazione, che ci servirà domani. La partita, come ho detto prima, è una partita particolarmente difficile, noi dobbiamo pensare di farla bene, con grande equilibrio, con grande concentrazione e con quella serenità e convinzione che anche i risultati ultimi ci hanno dato. Però c'è la consapevolezza che ci sarà da lottare moltissimo, da sudare, e sarà una partita difficile e dura. Questo l'ho presentato ai miei calciatori già da lunedì, ma gliel'ho ribadita soprattutto ieri, quando li ho avuti tutti a disposizione. No, allora faccio un riepilogo veloce. Inizio settimana è mancato Biraschi, era via con la nazionale, c'era Gavazzi ancora reduce della febbre e ha ripreso ad allenarsi ieri regolarmente, Castaldo con una contusione, Mukulu con una contusione e D'Angelo uguale, da una contusione presa dalla partita, ma soprattutto ha fatto fatica a recuperare dalla partita, perché ha giocato con la febbre e sotto antibiotici come molti giocatori. Ieri ha avuto la febbre anche Insigne e non si è allenato. Quindi c'è stata questa settimana un po' particolare. Oggi, ieri e oggi sono allenati tutti. Mukulu è a pochissimi allenamenti negli ultimi 30 giorni, penso avrà fatto 2-3 allenamenti con la squadra, però è a disposizione. Ha avuto dei miglioramenti al problema che c'ha, solo trattamento. Castaldo sta recuperando, l'abbiamo gestito un pochino, speriamo che domani stia ancora meglio. Gavazzi ha recuperato bene, Biraschi è rientrato, D'Angelo ha recuperato, e solo Arini non c'è e non sarà convocato. Non ci sarà nessun cambiamento tattico, non ci sarà nessun spostamento di nessun giocatore, giocheranno tutti nei loro ruoli. Mi spiace non recuperare Arini, che è un mese che circa che è fuori, il resto sono tutti a disposizione. Non saranno al meglio delle condizioni, ci sarà da vedere come recupererà Gavazzi dopo un'influenza abbastanza pesante che ha avuto, però sono questi. Lasciare Giraldo dov'è, ma è momentaneo,
No, 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 è una scelta che è stata fatta di tenere Gidai nel ruolo di centrale difensivo. Chiaramente all'occorrenza sappiamo che può fare altro. Migliorini è arrivato da pochi giorni, è arrivato da una settimana, si sta integrando bene. Settimana un po' anche atipica, particolare, perché proprio per quanti pochi ci siamo allenati in 16-17, eravamo realisticamente pochi per fare anche un lavoro che mediamente facciamo. E quindi arriverà il suo turno, e l'importante è che si faccia poi trovare pronto. È un ragazzo di qualità e arriverà l'occasione anche per lui. È probabile che sia quello, però voglio vedere Davide come è recuperato, perché ha giocato 90 minuti in settimana. È l'unico dubbio così, però visto l'allenamento di oggi soprattutto mi è sembrato che stia bene, quindi è probabile che sia confermata quella linea difensiva. Ma sta giocando, definitiva o meno, vediamo, perché ci sono anche altri ragazzi, Danica, Visconti stesso a sinistra, che scalpitano per. Diciamo che è utile, lo sta facendo, dimostra di poterlo fare, e questo è un bene per noi. Allora, hai detto di mercato, ne parliamo il meno possibile. Approfitto però per fare in bocca al lupo a Marcello Trotta della sua nuova esperienza, visto che ci ha lasciato anche con un bel regalo. E l'assenza di Trotta è un'assenza pesante, lo dimostra dove va in Serie A, lo dimostrano soprattutto per quanto riguarda l'Avellino i numeri. Va via un attaccante che è quello che è stato più prolifero in questa parte di stagione, 8 gol, 3 assist, e va via un giocatore che è andato in Serie A, quindi è un giocatore importante. Quello che devo dire l'ho già detto in società. Io sono fatto così, quando devo parlare parlo in società, parlo chiaro, se serve o non serve un attaccante, e la tipologia di quel giocatore che eventualmente potrebbe fare caso nostro. Io parlo lì, scusate, ma sono abituato così. Ma e Roberto può fare anche la seconda punta, e Roberto quando gioca con noi da trequartista è una punta aggiunta, questo è evidente dall'inizio, non è per me nascosto, poi gli si chiede di giocare qualche metro più indietro. Andando via un giocatore importante, tutto può succedere, ripeto, l'ho detto in società quello che ritengo opportuno fare. Prossima domanda. Ma no, una battuta su cose spiacevoli, fa male. Nel calcio spesso capitano anche tra allenatori o i giocatori in campo, o anche tra dirigenti, delle volte di scambiarsi degli insulti se sotto adrenalina c'è una tensione un po' particolare. È successo un brutto episodio, finito, io lo chiudo lì, senza farlo tanto per parlare tanto, dilungarsi, perché poi perdiamo tempo. È successo un brutto episodio, penso che si sappia chi ha sbagliato e guardiamo avanti cercando di sbagliare il meno possibile, consapevoli che si può anche sbagliare. No, no, beh, ma penso che non ci siano più nulla da ridire se non la bellissima cornice di tifo che vengono, l'amore con cui questa squadra viene seguita dai suoi tifosi. Speriamo noi di cambiarle con una buona prestazione. È stata una settimana difficile, lo abbiamo ascoltato in conferenza stampa Attilio Tesser, il quale ha dovuto rinunciare a uomini di spicco per gran parte della settimana come Castaldo e Gavazzi. Tesser che dovrà rinunciare, non è convocato Mariano Arini, quindi si va verso la conferma per 10 undicesimi della formazione che ha battuto la Salernitana. L'unica novità sarà proprio Gavazzi che tornerà a centrocampo al posto di sbaffo. Per il resto Biraschi sta bene, è tornato dall'impegno con la B Italia, quindi giocherà titolare. In attacco Castaldo sta bene e dunque farà coppia con Tavano.